Radio Radicale, siamo con Andrea Cecconi, ti facciamo eco per parlare del referendum sull'eutanasia. Poco fa è stata raggiunta la soglia di 1 milione di firme. Allora, lei ha sottoscritto il referendum, ci spiega cosa pensa innanzitutto del successo di questo e di altri referendum e quanto è importante, insomma, che questa raccolta di firme sia avvenuta così come è successo per la cannabis in maniera così rapida. No, io per il referendum in generale sono sempre contento quando c'è una partecipazione dei cittadini e il fatto che il referendum sull'eutanasia che ha raccolto 1 milione di firme, quello sulla cannabis 500.000, ci sono altri referendum sulla caccia, anche i referendum sulla giustizia della Lega, pur non condividendoli, hanno comunque raccolto una grande quantità di firme e quindi è evidente che i cittadini vogliono in qualche modo entrare nel processo decisionale, vogliono su alcuni temi decidere, visto che la politica e il Parlamento per anni, per decenni non ha dato una risposta ad alcune esigenze. Sull'eutanasia io, diciamo, sia nella passata legislatura ma soprattutto in questa, ho depositato la proposta di legge tra i primi, ho cercato di far calendarizzare la proposta di legge per discutere in Parlamento prima ancora che ci fosse la sentenza della Corte Costituzionale. Quindi secondo me era un tema su cui il Parlamento era chiamato a decidere. Non l'ha fatto, ancora non l'ha fatto e credo che nonostante, diciamo, l'incardinamento della legge in aula, ancora la strada parlamentare sarà lunga. A questo punto i cittadini sono legittimati a intervenire per dare una risposta a un'esigenza che evidentemente nel paese c'è. Se le firme sono così tante, non è soltanto un'esigenza dei malati, ma è proprio un sentire comune della popolazione, ossia decidere autonomamente della propria vita in fasi molto complicate della propria esistenza. Per cui io, diciamo, sono molto contento che ci siano organizzazioni e associazioni che nonostante le difficoltà, anche nonostante la difficoltà pandemica di questi anni, siano in grado di raccogliere attorno a sé un nucleo forte di persone che si adoperano per fare in modo che il referendum nel nostro paese ancora sia una cosa viva. L'ultimo referendum, diciamo, importante che c'è stato è stata quella sull'acqua pubblica e sul nucleare, anche quella volta, diciamo, non solo l'avevo sottoscritto, ma sull'acqua pubblica ero anche nei banchetti a raccogliere le firme e riconosco che è un momento di partecipazione popolare intenso, forte, che va rispettato e non denigrato come alcuni partiti politici fanno e che va sostenuto. E infatti la raccolta che è avvenuta, diciamo, per la cannabis solo digitale, ma per l'eutanasia anche cartacea e digitale. Quelli che dicono che la ConSpid, la raccolta digitale è tutto più facile, ci saranno più referendum e quindi, diciamo, ci sarebbe un ribaltamento democratico del paese, io credo che sia un grosso errore. Raccogliere 500.000 firme o 1 milione di firme è molto complicato, bisogna essere molto forti, i temi devono essere molto sentiti, altrimenti non le raccogli. Se questi referendum hanno raccolto quelle firme, vuol dire che sono temi molto sentiti dal popolo e o il Parlamento dà una risposta oppure il popolo è legittimato a darsi una risposta da sé. Però lo scenario a cui stiamo assistendo oggi è il seguente. Allora, vanno avanti i referendum sull'eutanasia e anche quello sulla cannabis. Parallelamente, però, incominciano a marciare anche le proposte di legge, quello sulle mini coltivazioni della cannabis e è stato votato anche il testo base sull'eutanasia. Penso che siano stati presentati anche gli emendamenti, se non sbaglio. Allora, diciamo, si configura una concorrenza del Parlamento. Proverà qualcuno a evitare che si vada al voto presentando degli emendamenti, che è legittimo farlo ovviamente, per evitare il referendum e cambiare la norma dell'ordinamento che si intende abrogare? Allora, il Parlamento, quando c'è un referendum popolare, ha sempre tentato nella storia di o mandarlo più in là nel tempo, quindi dilazionarlo, come per esempio quello sull'aborto, oppure di cambiare le norme in corsa per fare in modo che il referendum non fosse più valido, il quesito efficace.
Diciamo che la Corte qualche volta ha messo al riparo, diciamo, le campagne referendarie da questa pratica. Io non trovo che sia possibile per il Parlamento legiferare su questi due temi da qui alla primavera, che dovrebbe essere, diciamo, la data in cui i referendum si dovrebbero svolgere, sempre che vada tutto bene. Ci tenterà di farlo, però, diciamo, parlo dell'eutanasia. Il percorso che il Parlamento sta facendo sull'eutanasia ad oggi, quindi col testo depositato, non risponde pienamente al quesito referendario, che, voglio ricordare, il quesito referendario purtroppo non può costruire una legge, può solo cancellare norme, quindi a volte diventa anche un pochino brutale e può creare evidentemente delle complicazioni successive a cui poi il Parlamento deve mettere mano obbligatoriamente. Però il percorso che sta facendo il Parlamento sull'eutanasia è un percorso che abbraccia le richieste dei promotori referendari, cioè va in quella direzione. Se venisse approvata una legge dal Parlamento come quella che è attualmente depositata, il referendum verrebbe completamente atteso. Diciamo che non ci sarebbe proprio l'eutanasia, ma il suicidio assistito, un po' come in Svizzera. Cambia qualcosa, non è proprio identico, ma si dà la risposta che i cittadini si aspettano. Però i tempi sono molto corti, cioè vuol dire che noi dovremmo approvare alla Camera una legge molto complicata da approvare, perché le resistenze politiche sono forti, mandarla al Senato, farla approvare senza modificazione al Senato prima della campagna referendaria. Io credo che questo non sia possibile che avvenga, così come non sia possibile che avvenga con la cannabis. Semmai sono interventi che il Parlamento sarà chiamato comunque a fare dopo. Ed è questa più o meno, diciamo, la mossa referendaria corretta che è stata fatta. Il Parlamento avrebbe potuto farlo, perché la sentenza della Corte Costituzionale c'era già da tempo, ci aveva già dato tempo per intervenire, non l'ha fatto. Sulla legalizzazione sono decenni che tra campagne referendarie o tentativi in Parlamento si cerca di depenalizzarla, non dico di legalizzarla totalmente, ma almeno di depenalizzare alcune condotte. Non è mai stato fatto per inerzia o per circostanze politiche complicate. A questo punto, se c'è un referendum, la politica sarà costretta a rispondere. Ma pensare che la politica possa rispondere per affossare il referendum, non credo che se non siamo stati nella condizione di fare la legge, non siamo neanche nella condizione di disfare un referendum. Allora, c'è stato qualche costituzionalista, anche qualche costituzionalista che è qui, che ha detto che bisogna aumentare il numero delle firme. Allora, è contraddittorio rispetto alla diminuzione del numero dei parlamentari che è stata proposta per snellire? No, guardi, io trovo che alcuni costituzionalisti vivino nel 1800, okay? Che un conto è la tutela della vita. Vivono o fanno finta? Fanno finta di vivere nel mondo o almeno ragionano come se fossimo ancora nel 1800. Un conto è la tenuta della democrazia, un conto è il rapporto dei poteri con il popolo, il rapporto tra i poteri, che è bene che sia tutelato, è bene che sia ben equilibrato, perché chiaramente questo è a tutela di tutti. Ma dire che 500.000 firme sono poche, che il referendum è un atto del popolo contro l'ordinamento legislativo del paese, io lo trovo un po' assurdo. Noi non stiamo vivendo in un paese dove ci sono decine di referendum all'anno. Noi viviamo in un paese dove ogni tanto si fa una campagna referendaria, al cui molte campagne referendarie non riescono a raggiungere le firme, in cui alcune campagne referendarie, pur raccogliendo le firme, poi la Corte Costituzionale blocca il quesito e quindi non si fa il referendum, e dove si fa il referendum non si raggiunge il quorum. Quindi io, diciamo che i referendum che hanno avuto successo, importanti nella storia del nostro paese, non sono tanti, e sono stati quelli dove il popolo era fermamente convinto che quella era la scelta giusta per il proprio paese. Per cui non ci vedo proprio nessun rischio e nessuna necessità di ostacolare la libera partecipazione popolare alla politica del paese, tant'è che tanti dicono che stiamo soffrendo di una partecipazione popolare molto blanda rispetto al passato. Se questo è uno strumento, io credo che vada sposato.
Bene, la ringrazio, grazie a Andrea Cecconi di Facciamo Eco. Grazie.